La completiva volitiva in latino usa sempre il presente o l'imperfetto congiuntivo secondo le norme della relazione tra i tempi o consecutio temporum che abbiamo visto per la finale. Tibi impero, dice Cesare rivolto a Labieno, ut helvetiorum impetum excipias. Analisi del periodo. Tibi impero è la principale, ti ordino. Ut impetum excipias è la completiva volitiva di fronteggiare l'assalto degli Elvezi. Nella principale abbiamo un presente indicativo che è un tempo principale. Nella completiva volitiva abbiamo un congiuntivo presente. Quindi, se nella principale c'è un tempo principale, come presente indicativo in questo caso, nella volitiva avremo sempre il congiuntivo presente. Esattamente come nella finale. Orgetorix civitati persuasit ut ex finibus suis evaderent. La principale è Orgetorix civitati persuasit. Orgetorige convinse il suo popolo. Ut ex finibus suis evaderent è la completiva volitiva subordinata a uscire dai propri territori. Nella principale abbiamo un perfetto indicativo, che è un tempo storico. Nella completiva volitiva abbiamo un congiuntivo imperfetto. Quindi, se nella principale c'è un tempo storico, come in questo caso, nella volitiva avremo sempre l'imperfetto congiuntivo.